Questo video io non lo volevo fare. O meglio, vorrei che qualcun altro lo facesse al posto mio. Ciao, sono Giulia e ho un problema di accumulo di libri. Ciao Cactus, benvenuti in questo nuovo video. Bellissimo tempo, veramente un botto di tempo. L'ultima volta che avete visto la mia libreria in modo proprio come protagonista, penso che fosse in un video molto simile a questo, se non ricordo male. Rimettiamo completamente in ordine la mia libreria. Ultimamente sarà la primavera, sarà tutto, ma voglio dare una svolta minimalista alla mia vita. E questo sarà per tutto, l'ho già fatto per i prodotti da bagno, tra poco toccherà i vestiti. E ho deciso di, prima di arrivare appunto all'armadio, che è la cosa più difficile di tutte per me, di fare i libri. Quello che voi non sapete è che io ho 1, 2, 3, 4, 5 per terra. E 6 la libreria in cantina, che però non la considero proprio una libreria perché è molto pericolosa, potrebbe allagarsi, fa molto freddo, insomma non è proprio il posto migliore per i libri, quindi la evito al massimo delle possibilità. E poi questa libreria, no? Quello che voglio fare oggi sono due cose: fare una scrematura, proprio riorganizzare la libreria. In realtà su come è inserita adesso a me piace, in ordine di casa editrice, e quello che sto per fare mi sta già mandando in isteria. Quindi perché rimetto in ordine la libreria anche se? Perché mi rendo conto che io continuo a comprare libri e a leggerne 2 su 10. Questo secondo me è perché non li visualizzo. Io sono una persona estremamente visiva e devo visualizzare il fatto di avere così tanti libri da leggere. Tra l'altro secondo me è bello perché se tu metti la libreria divisa in letti e non letti, è come se andassi a pescarli veramente in libreria. Uno dei miei problemi principali, ovviamente la cosa migliore sarebbe tenere solo i libri, non letti. Che senso ha tenere dei libri che hai già letto? Soprattutto se puoi mandarli a Genova, dove c'è l'altra casa che ha molto più spazio. Sembra stupido, ma è molto reale. Qualcuno che fa il booktuber qua a mezzo c'è sicuro. Bisogna tenere le copertine fisiche per mostrarle. Questa è una cosa terribile, perché comunque un video o un post, soprattutto il post, quello è un grosso problema, il video riesco ancora a mettere la copertina. Se devo fare un post sul libro, mi serve il libro. Quante volte ho fatto un reel con libri che magari ho a Genova mettendo l'immagine e tutti mi hanno fatto notare perché metto l'immagine. Quindi il problema è che se ho dei libri di cui voglio parlarvi e di cui non vi ho ancora parlato, che cito spesso, mi serve tenerli a portata di mano, teoricamente. Sì, sono in pigiama perché so già che mi impolvererò tutta. Oggi gli obiettivi sono principalmente 3. Fare dei decluttering di libri, quindi scegliere dei libri che voglio sicuramente dare via a vendere o mandare a Genova. 2, dare un senso alle librerie che ho. L'ordine che ho scelto in questo momento è ottimo perché continuerò a tenere i libri da sfogliare o di arte vicino alla stampante. Qui terrò quelli enormi perché semplicemente possono stare solo qui proprio come altezza. Mentre invece credo che utilizzerò quelli come TBR prossima, cioè metterò tutti i libri che ho in punto di leggere da qui in poi. E la libreria faremo proprio quello che ho detto prima, divideremo in letti e non letti. Considerando che la maggior parte dei libri qua dentro sono non letti, tra l'altro, perché i letti li ho mandati a Genova. Sono andata anche in cantina a prendere tutti i libri non letti che ho in cantina. In realtà chi me lo fa fare? Però lo facciamo. Non sono sicura che sia bello, anche perché comunque la libreria, essendo lo sfondo dei miei video, deve essere anche decente da vedere. Vediamo che cosa succede. Al massimo metto il video, mi confermate che fa assolutamente schifo e la rimetto in ordine di casa editrice. Non so come muovermi. Ho un momento di panico. Tanto sarà in timelapse perché mi serve un podcast in sottofondo, qualcosa che mi tenga sana di mente nel processo. Però direi che il primo step è tirarli tutti giù. Tirarli tutti giù, dividerli per casa editrice, che comunque voglio tenere la divisione in casa editrice, e dividerli per le sezioni mentali di letto o non letto. Partiamo così, spostiamo la sedia che mi serve, già non ci sono 2 metri neanche. Quanto posso essere cretina che adesso la situazione è questa e io mi sono dimenticata di prendere la scala per tirare giù quelli. Vabbè, se ve lo steste chiedendo, Calvino non verrà diviso. Calvino probabilmente rimarrà pure su questo piano, anche se non ha alcun senso, perché Calvino è come il mio Checco Zalone, non lo lascio al posto fisso, non voglio saperne niente, Calvino non si tocca. Comunque, allora, stavo avendo un attacco di claustrofobia,
Però ci siamo quasi. Ci siamo. Ho finito letteralmente lo spazio, quindi inizierò a mettere su libri letti e li metterò qua in alto, perché è dove arrivo meno. Cioè qua sotto, o meglio su. No, oggettivamente secondo me è meglio in alto. Vabbè, comunque inizio a mettere su i libri letti in alto, così mi faccio un po' di spazio, perché sennò qua facciamo notte. E intanto decido che cosa vendere dei libri, tra quelli che ho letto ovviamente. Vediamo. Ho già la batteria scarica. Oddio, con che edizione partiamo però? In modo di avere l'Einaudi qui. Ad esempio, credo che questi due li venderò. Non so dove si vendono i libri adesso, su Vinted, nel caso qualcuno fosse interessato, non lo so, ditemi voi, vi aggiorno su Instagram. Il Grande Sonno, che per quanto sia meravigliosa questa edizione, infatti mi piange un po' il cuore darla via, perché è proprio bello, il libro mi ha fatto assolutamente dormire, e Il Grande Mare dei Sargassi, stesso discorso, copertina meravigliosa, libro... Ora libero un po' la scrivania, in modo che i libri che metto in vendita li metto su un angolo della scrivania. Stavo per morire. Questo sicuro lo vendo, perché assolutamente no. È di una bruttezza disarmante messo qui. Anche i colori degli Adelphi proprio cazzotti l'uno con l'altro, mia. Battle Royale va a Genova, che non mi rivedo a rileggerlo di recente. Non lasciarmi, non mi è entusiasmato, ma non voglio neanche venderlo, perché credo che lo rileggerò più avanti, quindi lo mando a Genova, che lo venderò. Non perché non mi sia piaciuto, però penso che possa trovare un altro lettore. Gli Inquilini di Malamud anche penso che andrà venduto, invece sto cercando di essere senza cuore in questa selezione. Solo la Voland mi ha cambiato la grafica della Notomb con queste qua con la faccia che sono orrende, ma ha pure cambiato il dorso, l'altezza, il tipo, vabbè. Ok, già il fatto che la Notomb non sia tutta insieme mi sta dando da sclerare. Cambiata la batteria, la situazione è questa. Sono persa perché non so, ho le Einaudi. Di Einaudi letti ad esempio non botto, mentre ho un botto di Adelphi non letti. Cosa dice ciò di me? Non lo so. Non so come prenderla. Ho quasi finito i libri letti e devo tener conto che devo riuscire a tirare giù quelli là. Ce la faccio però, aspetta. Là sopra c'erano 3 famiglie di ragni e 7 kg di polvere. Ergo, tutto quello che metto là sopra è roba che non prendo mai, perché effettivamente non ci arrivo. La metà di questi libri va a Genova, perché sono cose che ho tenuto per sentimentale, ma non ha senso proprio che rimangano qui. Metterei l'Ippocampo, questi. Sono i miei tesori delle favole dell'Ippocampo, però oggettivamente non li leggo, cioè non è che li tiro fuori apposta, quindi trovo un altro spazio, bene, se no... Sono relativamente felice. Là c'è un buco enorme dove posso mettere qualcosa degli sfogliabili. Aspetta, ve lo faccio vedere. Buco lì, che sicuramente verrà riempito con quelli d'arte. Per vendere ci sono loro 3. Questi sicuro. Non ho messo i buon piani sul ripiano dei letti, ma mannaggi mia. Però dove li faccio stare? No! Vorrei far notare quanto diamine sono tutti diversi. Allora, fate furia e può andare a Genova. Allora, questi li mettiamo qua perché... Però volevo che Pavese fosse vicino a Calvino. Sherlock, non so veramente dove metterti. Steinbeck, dove minchia lo metto? Ah no, che stupida! C'avevo tutto l'altro che... Aspetta. Non so cosa fare con questo ripiano. Passiamo a quello di sotto, che è più semplice perché sono tutti colorati. Ok, ora gli Adelphi, che sono una quantità indecente.
abbiamo quasi finito, signori. Ce l'abbiamo fatta. Devo dire che, visto che ho rimesso gli oggettini tipo nei posti simili a prima, non la vedo troppo diversa. Il piano alto, che è quello che non si vedrà praticamente mai, è già incasinato. Però per il resto direi che ci siamo. Questa è la pila dei libri letti, e poi si arriva in un letti che sono qua sotto. Sono un sacco, questi sono i libri della cantina, i libri da vendere e i libri da portare a Genova che ho selezionato. Sono molto 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 contenta di anche questo scaffale, che adesso è molto più stabile, prima mi cadevano continuamente. Quello dei libri di design, che sono un mix, vanno benone così, devo dire che sono fantastici. Ho ancora quei due posti lì, perché ora devo scegliere magari la mia TBR, infatti come vedete Uomo Senza Patria è già lì, oppure scegliere qualche libro da decorazione, cioè che voglio tenere lì come sfondo, non so. Sinceramente quello del primo cerchio ci stava molto bene, però insomma posso anche cambiarli via via. E oddio, ce l'abbiamo fatta. Non ci credo, devo spazzare per terra, fa schifo, però l'abbiamo fatta. Sono molto zen in questo momento perché è tutto così in ordine e tutto così pulito. Ho già detto della famiglia di ragni che veniva viva a livello di sopra. Facciamo una prova, anzi aspettate che rimetto la sedia al suo posto. C'è un po' tanto bianco, ma faccio sempre in tempo a spostare questo con quello sopra, semplicemente. Prima credo che ci fossero gli iperborea qui. E possiamo semplicemente spostare le due cose, però con il fatto che Calvino è sempre lui, non è bellissimo, però è funzionale. Devo dirvi la verità, pensavo anche che mi sarei sentita molto più in colpa, ma alla fine è venuto un 50-50 all'incirca di libri letti e libri non letti. Per quanto mi turbi il fatto che le case editrici siano divise, trovo che sarà utilissimo quando dovrò scegliere un libro da leggere nei prossimi mesi. E quindi dai, lo terrò per un po', anche perché mi sono fatta malissimo, malissimo. Ditemi se sarebbe meglio spostare i colorati sotto nell'altro ripiano, questo qui, oppure lasciare tutto così bianco in donzo. Comunque sono molto contenta. I libri che metterò in vendita ve li pubblicherò domenica sera, penso, su Instagram. Anche perché non so sinceramente i prezzi, non ho guardato niente, quindi è inutile che li faccio vedere adesso. Però alcuni di quelli che venderò sicuramente sono, magari vi interessano, il Popolo dell'Autunno, Gli Inquilini, Trauma, Sally Rooney, insomma queste robine qua. Ora vado a portare in cantina i libri che ho deciso di lasciare in cantina e mi godo il lavoro fatto. Tra l'altro sto pensando che ho le due mensole vuote adesso, lo trovo meraviglioso, veramente. Cosa ne pensate? Cosa ne pensiamo? Ci piace? Cosa nei commenti come idea, se vi piace anche l'idea della sezione letti e non letti. Soprattutto è il momento di scegliere il mio prossimo libro in lettura dopo Vonnegut. Quindi ora vado a pescare. Spero che questo video vi abbia dato la spinta per mettere a posto i libri, per vendere i libri che non vi servono e per riorganizzare tutto. Io vi mando un super abbraccio, un super bacio, vi ringrazio per avermi dato la forza perché l'ho sentita, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cactus!